Eccoci qua, siamo tornati per fare la seconda mano di rasatura su questa parete. Quello di cui abbiamo bisogno è delle nostre spatole, delle nostre fidatissime spatole. Io in particolare utilizzerò questa, che è una via di mezzo tra quella piccola e quella grande. Mi trovo molto bene, diciamo, è una scelta mia in questo caso. Se non a volte utilizzo anche quella grande, diciamo che è in base a come... anche perché è un po' più pesante da maneggiare, quindi in base a come voglio ottenere la finitura, eccetera, eccetera. In un secondo momento avrò bisogno di un frettazzo di spugna, di un secchio di acqua pulita e di una spugna normale. Andiamo bene sugli angoli. Un altro trucchetto è sugli angoli andare a caricare magari solo una parte della spatola, prendere e tirare. Scusate, ma forse mi sono reso conto che non ho registrato tutto. Proseguiamo quindi a salire. Andiamo sempre molto bene. Ora, se fossimo stati d'inverno, cioè di estate, voglio dire, scusate, tutto questo tempo di stendere il materiale non ce l'avrei avuto, quindi avrei dovuto spugnare molto prima. Allora, se riusciamo, ora vi farò vedere come rasare, come fare la seconda mano. Allora, il prodotto è già preparato, deve essere una consistenza un po' più morbida di quella che abbiamo usato per la prima. Carichiamo il prodotto e partiamo. Sottile, non esageriamo con gli spessori della seconda mano e quindi dobbiamo fare poco spessore.
Allora, ora vi mostrerò come spugnare la seconda mano, ma il lavoro finito ve lo farò vedere sull'altra parete dell'altra stanza, perché sto lavorando su due stanze, e vi farò vedere quello perché qui non riesco a far vedere nulla, sono con un armadio qui gigante alle spalle, sono in uno spazio ristrettissimo, quindi vi farò vedere alcuni passaggi. Intanto vedete, bisogna osservare che il supporto sia asciutto, quindi che non resta niente nelle mani. Da qui andiamo a bagnare la spugna, togliamo l'eccesso di acqua, poggiamo e facciamo dei cerchi sul supporto. Ora, quanto poggiare la spugna? Beh, la spugna va poggiata in base a quanto è bagnato il supporto. Se è molto umido, ancora poggiamola poco, se è già molto asciutto possiamo schiacciare un pochettino di più. L'obiettivo è quello di amalgamare il tutto, quindi se abbiamo fatto una buona stesura sicuramente il lavoro ci verrà molto ma molto più facile, e quindi dovremo giusto togliere qualche linea, qualche cosa, mentre invece se abbiamo fatto un lavoro di schifo dobbiamo dare un bell'olio di gomito. In questo caso, non perché l'ho fatto io, ma è un buon lavoro. Quindi, giusto qualche piccolo cerchietto, giusto per omogeneizzare il supporto, per poi la rasatura finale. Molto importante andare sempre nello stesso verso, ossia se faccio dei cerchi in senso antiorario devo proseguire sempre in senso antiorario, altrimenti avrò delle giunte che si vedono brutte, mentre invece se facciamo questa operazione non ce l'avremo, anche se in questo caso ci interessa poco, visto che su questo supporto non resterà a vista, ma ci andrà una finitura. Ecco qua ragazzi, il lavoro ultimato dell'altra stanza,
come potete vedere, state che la telecamera mette a fuoco. Ok, no, ok, vedete, il granello resta a vista, ma non ci sono segni di giunture. Ok, il lavoro che abbiamo fatto è questo qua, su tutto il supporto, gli angoli ben curati e ci siamo. Ora ci vediamo nel prossimo episodio, dove vi mostrerò come trasformare queste due pietre grezze in perle. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, supportatemi in modo che vi possa portare altri contenuti, sicuramente sempre migliori di quello che riesco a fare adesso. E ci vediamo in un prossimo episodio. Scrivetemi, come sempre, che cosa volete che faccia, cosa volete che porti. Per esempio, volete che vi porti il controsoffitto che sto per fare qui? In questa parte qua? Anche qui, vedete? C'è un piccolo spoiler. Fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, lasciate commenti costruttivi e ci vediamo nel prossimo video.